Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua a grandissima richiesta dopo la finale giocata dall'MSP Calcio, ovvero da noi. Abbiamo portato qua un giocatore dell'MSP che ha fatto la differenza quest'anno. Lo conoscete benissimo, gioca in attacco, classe 2000, lui è Luca Goyormella. Vieni qua Goyo, vieni qua. A posto. Finalmente qua sul canale un video dove testiamo le sue abilità e testiamo quanto è forte questo giocatore. Luca, sì. Allora, raccontaci un po', da dove sei partito? Ho iniziato a 15 anni, sì, quindi a 5 anni. Ho iniziato a 5 anni a Lanzolavino. Ok. A 4 anni fa ho giocato a Castelfranco, poi sono andato al Vignola. E due annetti che sono qua a Monte San Pietro. Sono andata direi bene, perché comunque ci tenevamo a far bene. C'è stato un momento in cui hai pensato: cazzo, rischiamo di non farcela? No, io sapevo che la squadra era forte per andare in promozione. Anche in finale ero tranquillo, sapevamo di... Anche io ero tranquillissimo. Sì. Ho giusto cagato il mondo in bagno, ma ero tranquillissimo. Sì. Allora. Quindi questo è quanto, 25 gol in campionato, in prima categoria, prossimo anno quanti ne vuoi fare? Non lo dici, perché non lo diciamo. Lo scoprirete il prossimo anno. Non siamo da soli, siamo anche col nostro mitico portiere di quest'anno, che ci ha salvato in grandissime occasioni, classe 99, giovane come noi, lui è Filippo Comastri. Grande Filo! Grandissimo portiere. Allora, com'è andato quest'anno? Va bene, hai fatto le grandissime parate? Ne ho fatte. Alcune sono state immortalate, alcune sì. No. Mi sono divertito, dai. Qui dietro abbiamo anche Pierino, se non lui, che capisce di calcio, ragazzi. Pierino, può giudicare un ragazzo come Luca Goyormella. Pierino, anche conosciuto come Carlo Ancelotti, guardate il mio outfit, quindi sono qui per allenarvi e testare le vostre abilità, che magari il prossimo anno vi chiamo a Real Madrid direttamente, quindi stupitemi. Ok, siamo qua quasi al completo, perché mancano due elementi, uno dietro alla telecamera che ci sta filmando, Gabri, Gnabri. Ragazzi, telecronista ufficiale dell'MSP, è l'unico. Ragazzi, io ci tengo a fare veramente i miei complimenti per questa stagione, perché senza di Gnabri, ragazzi, questa serie non si sarebbe mai riuscita a mettere in piedi. Quindi, ragazzi, un applauso a Gnabri. Grazie, Gnabri! Per la sua telecronaca, per la sua disposizione e tutti i filmati col drone. Manca un personaggio, che è il capitano Bertan, che sta arrivando e che quindi dopo sfiderà in uno contro uno Luca. Detto questo, ragazzi, siamo al completo, iniziamo a mettere alla prova Luca. Let's go! Andiamo! Ma prima degli esercizi, annuncio importantissimo: è uscito il merch ufficiale dell'MSP Calcio. Mi raccomando, affrettatevi, perché le magliette sono limitate e potrebbero finire subito. Link in descrizione. Ok ragazzi, giusto il tempo di fare l'introduzione, ed è arrivato anche il cap. Ciao ragazzi. Grande cap. Luca, sei pronto? Pronto. E adesso qua il mio collega ti spiega gli esercizi di oggi. Sei pronto ragazzo? Pronto. Gli esercizi di oggi non saranno cosa facile, saranno quattro esercizi in cui valuteremo le tue skills, le tue abilità. Primo esercizio, un percorso tecnico come puoi vedere, quindi dovrai dimostrare le tue abilità di controllo di palla e velocità di reazione. Se Luca sei pronto? Prontissimo. Allora iniziamo. Palla. Let's go! Qual è il tempo che gli diamo, Samuel? Allora, il tempo che ti diamo per eseguire questo esercizio è di 25 secondi. 25 secondi per andare e tornare indietro. 3, 2, 1, vai! Ok, partito. ok. Veloce. Va bene, lo vediamo carico. Dai. Attenzione, dai, perché siamo più o meno a metà tempo. Dai! Dai! Ok, vai avanti! Stavo andando benissimo. Peccato. Questo è solo il primo di quattro esercizi estenuanti. Allora, ci hai messo, purtroppo ti sei inceppato lì, che io non ho capito perché, potevi andare avanti, non devi preoccupare. Volevo farlo bene. Ho capito. Ce ne hai messi 34, si sa. È tosto. Però ti va bene se riesci anche a completarlo in 30 secondi. Va bene, adesso va bene. Respira un secondo e poi parti con lo. Alziamo l'asticella a 30 secondi, ragazzi. Okay, ci siamo per il secondo tentativo di Goyo. Uh-huh. 3, 2, 1, parti. Ok, vai, Goyo, tira fuori l'orgoglio. Dai. Pochi secondi. Dai. Sì.
Okay. Stop. 29 secondi precisi, ragazzi. Sotto 29 i 30. 29 secondi. Sotto i 30. Adesso puoi decidere. Ti arrendi o vuoi fare l'ultimo per vedere in quanto lo riesci a fare questo esercizio? Il primo giro è fatto veramente molto bene, però pezzincia alla fine si è scappato. Il secondo si vede che eri meno, come dire, meno in linea. Era meno preciso, più preciso, no? Sì, meno. Non lo sei te, io sto prendendo un piatto. Prima categoria mi ha saltato la prima elementare. No! Nel primo eri più pulito, nel secondo eri meno pulito e infatti sei visto. Io ce la faccio 25 secondi. Wow. Dopo ti voglio cronometrare. Io ce la faccio 25 secondi. Ok, terzo ultimo tentativo per te. Tra 3, 2, 1, vai! Tempo davanti alle 29 secondi. Ok, è partito già meglio che prima. Bravo. Tempistiche ottime. Bisogna non pensarci più, occhio a non sbagliare. Ok, manca poco, ci sei. Dai. Hai detto fino alla fine. Detto 27. 27 di 2 secondi. Però buonissimo tempo e quindi questo primo esercizio si conclude qua. Ce l'hai fatta. Più di così, più di così. Siamo stati troppo esigenti. Ma tu non lo provi? Io non lo provo. In 25 secondi. Da guardare le scarpe. Ma la prego. Te le presto io. Non lo vedo molto. Non è un problema. Ragazzi, dai, oh, ma come il pane da va giù, dai, lo mangio in 25 secondi così esercizio. Siamo qui per testare Off Samuel, allora, attenzione. 25 secondi. 25 secondi, se li mangia adesso. Via. Ok, partito. Attenzione, velocissimo. Ovvero Usain Bolt canese. Forza. Era arrivato a 28 e doveva ancora finire il percorso. Probabilmente avrebbe fatto 30. Ragazzi, 27 è buonissimo. Buona così. Va bene così. Ok ragazzi, procediamo col secondo esercizio di oggi. Allora Luca, 5 shot challenge. Quindi hai 5 palloni e 5 possibilità per segnare. Vediamo su 5 palloni quanti ne riesci a segnare. Detto questo, iniziamo. Rigore. Gol. Vediamo. Altro gol. È vero. Maratona di Toma. Ok. Uno contro uno. Uno contro uno. Vediamo se riusciamo a saltarlo. E lo salta facile. Quindi anche questo secondo esercizio è andato. Sei riuscito a fare 3 su 5. Bravo Luca. Grazie. Adesso il cap ti crossa la palla dal fondo. Sì. Controllo al volo e calcio di prima. Quindi due touch challenge. Anche qua 5 tiri hai a disposizione. Ti ricordo che dopo questo esercizio uno contro Ben. Infatti mi sto tenendo le energie. Quindi tieniti un po' le energie e iniziamo con questa sfida. Ok ragazzi, 4 gol su 5, non male. Adesso l'uno contro uno con Marco. Sei pronto? Sì. Sei pronto? Sì. Giovane contro me. Ah no. No. Scrivete qua sotto nei commenti quanti anni ha il cap e vediamo se riuscite a indovinare oppure no. Ma quanti ne hai tu? Non si dice. Ultimo esercizio, allora Goglio. Saranno 5, 1 contro 1. Conosci bene il tuo difensore, allora, ma soprattutto lui conosce te. Che avrai il pallone, dovrai dribblare il difensore e riuscire a fare gol. Lo vediamo quanti ne farai su 5 disponibili. Vediamo. E allora si può partire. Primo 1 contro 1, occhio. Contro il cap, bellissimo doppio passo. Prova il tiro, gol fulminato. E allora un punto. Io gioco senza portiere però, eh. No però, già no. Non prende troppo. Secondo tentativo, attenzione. Occhio. Molto fulminio, scattante, non devi dargli spazio, dai cap. Occhio, occhio. E prova il pallonetto, lo scavetto che non funziona. E qui allora 0. Situazione di parità, 1-1. Numero 3. Occhio.
Così lo punta, doppio passo, lo fulmina e gol! Sempre lui con Iormella, 2 punti su 3, attenzione! Coma, coma, come Goglio che sta mandando il difensore in coma con i suoi dribbling, attenzione! Basta ancora la sua tecnica, ce l'ha, ce l'ha, lo tuba, mamma mia che cosa ha fatto! Fatto, bellissima ragazzi, giocata meno l'esecuzione. Ragazzi, ha fatto giocata che il capo. Palla c'è, palla non c'è. Segniamo, bravo sul tabellino dei marcatori. Capitano c'è, capitano non c'è. No. Allora, ok. Goglio, la stoppa. Oh. Attenzione, lo supera. Il capitano lo stoppa. Salutare il capitano che lo prende in giro. 25 gol in campionato, ma dove? No! Aiaia, Luca, devi rispondere. Come rispondi? Con altri 5. Faccio tutti e 5. Vai. Dai, mostra quanto vali. Dimostralo. Mostra quanto vali. Attenzione! E lo scarta così. Facile per lui. Facile. Ragazzi, i primi 5 riscaldamenti. Allora Goglio, per 26esimo gol in campionato. Occhio! Va a puntare quello che è stato il capitano per la stagione intera! Lo fulmina così! Il capitano! Goglio, prova a puntare il cap! Goglio! Uno contro uno! Attenzione, finte contro finte! Vediamo se si casca, non ci casca! Recupero palla di Bertan! Vediamo se Goglio ce la regalerà! Mamma mia! Mamma mia! C'è stato un tocco sospetto! Rivediamo la VAR in questo momento! Ammunizione per il capitano! Rigore e concludiamo questa sfida così! Così! Se Goglio segna, avrà vinto questa sfida contro il capitano Bertan! Se Goglio sbaglia, avrà perso! Rigore decisivo, rigore che pesa! Una mattonella che pesa! Mancino! No! Che rigore li batte Samuel! No! Ragazzi, anche se non c'era, abbiamo creato la tensione giusta di una finale. Questo dimostra, dimostra che abbiamo vinto grazie alla difesa. No! Bene ragazzi, questo video si conclude qua. Questa era l'ultima sfida di oggi. Goglio, bravissimo. Come giudichi il nostro giocatore? Allora, molto bene in realtà, cioè mi ha stupito più dal vivo che dai video, fa veramente impressione il controllo di palla, ci può sempre migliorare, però è un bel 9 su 10 mi sembra. Buono, un bel 9 su 10. Ragazzi, facciamo i complimenti anche al nostro magico capitano. Io vi ricordo che se volete vedere un video inedito con solo il capitano, cioè prendiamo a pallonate il capitano, fatelo sapere qui sotto nei commenti. E lo vedrete in un prossimo video, solo il capitano, lo mettiamo alla prova. Per il resto, se volete anche la sfida io contro Goglio per vedere chi è più forte tra noi due, Azz, a 25.000 like ragazzi, sfida io contro Goglio Ormella. E vediamo chi è il bomber dell'MSP Calcio. Detto questo ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Bello, ragazzi. Wow! Grande Kiko. Come andiamo? Bene. Allora ragazzi, nuovo video in uscita, testiamo le abilità di Kiko. 10.000 like ragazzi, testiamo le abilità di Kiko. Quanto reputi forte questo giocatore? Forte. È forte. Ci vediamo alla prossima stagione. Bello. Ok. Ciao.